mamma rita manga na steka fusa mana stretta mole gama se musa raka la chastano fusa massa ka karana carina stiffe di no pa moriti tani da bella ka numa serve di ata venne kama da rutte palla raka la ti ha fatta ralla non è no spaglia mazza taralla manga fusa serpa ka cagna pella pellegrina sono in una valle desolata e cammino mare calmo Rakala, quando c'è po' a te vienda calvo, sta a casa al caldo Rakala, siamo lontana, una canata chissà non c'è sta tempo e voglio pagarmi come persona buona sta insieme Rakala, siamo lontana, una canata chissà non c'è sta tempo e voglio pagarmi come a distanza se fa il sistema tendenzialmente a stress miss sotto press racala ci vuole un miss almeno percettibile sempre più distanti legame tre persone si spaldano salzano bandiere pace favezza un attimo basta per allontanare scavezza non vega differenza tra quello che tenga e quello che manga c'è sta fama ramura amicizia carranga anche se dici perché senza kkk non vale raga là ci vuole un tempo siderale come una costa senza litorale so scuglia vivo un mare la coppa romare virghe avete in coppa raga là ma vega sotto volti più forte chi volta pasta per figlia 24 anni forte alla fuga uga uguleggia raga là se sullo sfregge e gente carmeggia rete panneggia geggi sofisticati per te muova per te spusta raga là sa che c'è sta ornare che ogni distanza che fa da nulla raga là stiamo lontana una canata chissà non c'è sta tempo e voglio beccarmi come persona buona sta insieme raga là stiamo lontana una canata chissà non c'è sta tempo e voglio beccarmi come a distanza se fa del sistema obbligatoriamente tieni a mente che a mente venga rotta da rotta a paranoia convivo con me a volte ma tene compagni solo una notte do sol fa rime dote da purga faccio toi se volta racca là c'è stanno vuota ma dita senza punta non comunica legame monca è futile racca là inutile proamma ma non ci scontramma proamma ma non ci verimma a Roma non tenga una cazzo piazza Roscenno Roma non tenga una cazzo piazza Roscenno e che cazzo ma fa cap internet racca lancia vanno cazzo pazzo sia così come uno strazio è meglio se sta casa para mazza racca là stiamo lontana una canata chissà non c'è sta tempo e voglio beccarmi come persona buona sta insieme racca là stiamo lontana una canata chissà non c'è sta tempo e voglio beccarmi come a distanza se fa del sistema racca là stiamo lontana una canata chissà non c'è sta tempo e voglio beccarmi come persona buona sta insieme racca là stiamo lontana una canata chissà non c'è sta tempo e voglio beccarmi come a distanza se fa del sistema Buonasera. Buonasera. Buonasera cari amici del Rione, siamo qui con il nostro caro amico Enrico Ragone, c'è là, voi vedete solo un braccio e la porta che ha lasciato aperta, c'è il caro Ivan Di Stasi, il nostro caro campione di calcio balilla, che è l'argomento principe di oggi del quale parleremo, perché infatti oggi
Siamo qui con Enrico Ragone, come vi dicevo poc'anzi, che è l'attuale presidente del Battipaglia Calcio Balilla 2015. Enrico, Salve. dici un po' quando è nata questa squadra, perché, dici un po' della tua squadra. Diciamo l'abbiamo fondata nel 2015 e tutto è partito tra noi, tra amici, per cominciare a divertirci un po' a livello anche provinciale, metterci a confronto anche verso altre realtà della provincia e non solo, di giocare a questo sport che per me rimane. È uno degli sport più belli che ci sono. E questo è. Poi col tempo ci siamo, diciamo, più affiatati e siamo riusciti ad ottenere anche importanti risultati, sia a livello regionale che a livello nazionale. Sì, infatti, perché come mi dicevi, prima, quando ci siamo visti, voi comunque avete partecipato anche a varie competizioni e quant'altro. Però io ti volevo chiedere, diciamo, per quanto riguarda sempre la tua squadra, tu, sei il presidente, ma tu giochi oppure accompagni soltanto i giocatori alle Diciamo che manifestazioni? come sport, io sono una persona molto, mi piacciono gli sport tranquilli, cioè immaginate devo stare tranquillo, Tranquillo però in che se senso? è troppo rumoroso, bungo de bang, capi? E poi sono uno che è l'unico gioco che a me mi fa venire il nervoso, cioè io sono capace che si perda, cioè anche una partita tra amici mi faccio molto, capi? Ti fai Mi trasportare, ti faccio lasci trasportare trasportare troppo, troppo, dall'agonismo troppo. della Però comunque partita. se serve anche durante le partite, cioè nella rosa ci sono sempre e comunque ci sono anche io, però preferisco far divertire gli amici e far giocare i ragazzi, diciamo, a fargli fare le loro Anche esperienze. perché tu, diciamolo, tu sei molto propenso a far giocare i più giovani anche per far nascere nuovi campioni, Come? come ad esempio il Normale. nostro Ivan, che Come? C'è il grande Ivan Di Stasi a Battipaglia, ci sta ancora una storia del calcio Balilla che c'è il caro Mimì che vi l'innominabile do subito un Mimmo anti... il diverso. No, lui dice Mimmo il particolare, vi do subito un'anticipazione, come lui l'ha appena menzionato, il caro Mimì, la leggenda di Battipaglia, la storia del calcetto di Battipaglia, settimana prossima sarà qui con noi, approfondiremo molto di quello che lui praticamente ha fatto per il calcio Balilla, per Battipaglia, ma anche tante altre cose, perché lui, non lo sapete, ma lui è un campione di quiz praticamente, e ci divertiremo a farne qualcuno e a sfidarci. Ma poi ne riparleremo settimana prossima quando ci sarà lui qui, dove adesso è seduto il caro Enrico. Enrico, mi stavi dicendo appunto del caro Mimì. Mimmo comunque è storia del calcio Balilla sia a livello battipagliese che a livello nazionale, dove il suo discepolo fidato è il caro amico Ivan Di Stasi. E noi comunque anche noi abbiamo dei ragazzi che potrebbero anche seguire queste orme perché sono molto giovani e io credo molto in loro e possono fare tante cose, anche perché con il tempo il calcio Balilla, differenza di com'era una volta il gioco di circoletto, sai, non era ben visto. Oggi che è riconosciuto anche a livello È uno internazionale sport a e tutti gli soprattutto è effetti, sì. Sì, riconosciuto anche con Dalconi, è diventato uno sport a tutti gli effetti dove comunque si partecipa a mondiali, competizioni, europei, manifestazioni. competizioni nazionali e internazionali dove anche dei ragazzi possono diventare dei veri e propri atleti, Sì, a cioè a tutti gli livello effetti. anche internazionale. E noi a Battipaglia abbiamo una discreta presenza, ottimi ragazzi che possono Sì. fare. C'è Con la una giovane età che hanno possono fare La tanto. scuola battipagliese comunque ha già sfornato ottimi elementi, come poc'anzi ne parlavamo, Mimì, il grande Mimì capostipite della generazione dei giocatori di calcio Balilla di Battipaglia, il grande Ivan che comunque porta avanti e continua la tradizione di Mimì, e stiamo aspettando un erede e vedremo, magari chi lo sa, uscirà proprio da Ma questa forse squadra, anche più di uno. ma anche più di uno, Anche perché a qualche Battipaglia ci sono erede, molti magari uscirà, che ragazzi. ne sappiamo, magari uscirà proprio dal Battipaglia Calcio Balilla Come? 2015, non lo possiamo sapere.
Veniamo tu alla sede sportiva della, della squadra, diciamolo, è un circolo come il nostro praticamente, sì. Come avete modo di vedere ragazzi, quando c'è Unione Battipaglia non esiste concorrenza, quindi la sede sportiva di questa squadra di calcio Balilla è un circolo che si trova a Battipaglia. Quando hai fondato questo circolo? All'incirca 10-11 anni fa, no? Quindi diciamo è tantissimo, sono sì, 10-11 sì, sì. anni che questo circolo Aldebaran, lo ricordiamo, è a Battipaglia. Perché hai scelto questo nome? Diciamo, Aldebaran significa stella inseguitore, stella, perfetto. È una canzone dei Neutrals, tantissime cose. Come mai questo nome? Vabbè, diciamo, per dirne anche uno, i Cavalieri dello Zodiaco. Anche, anche. Il Cavaliere dell'Aldebaran. No, come devo dire? Ciao una ragazzi, sera salutiamo pensato... Gino, Adriano, Zaccaria, Lello, Zaccaria, un bacione Lello, ragazzi. Campione, Gino. Ma boh, niente, diciamo che solitamente i circoli visti con quei nomi, sai, volevo fare una cosa diversa, capito? Aldebaran poi è una stella. Quindi cioè, diciamo quindi tu è hai la preso... stella più... luminose della costellazione del Toro. Io ricordo di aver letto qualcosa al riguardo e mi sembra che non ricordo in quale lingua antica Aldebaran deriva da questa lingua e significa inseguitore. Inseguitore. Cioè vuol dire questa perché? Stella perché la chiamavano inseguitore? Perché non ho capito se fosse la seconda stella e la stella più luminosa. Praticamente insegue una stella più luminosa della costellazione del Toro e anticamente per orientarsi in mare seguivano le stelle. Perciò forse il nome inseguitore, capito? Probabilmente. Portava comunque una rotta, cioè, io so. Però comunque io la verità l'ho chiamato così perché era una stella ed era anticamente, forse si parla addirittura dei persiani, roba, era una stella che veniva venerata, capito? Ed era portatrice di ricchezze e onore. Esatto, esatto. E a noi esatto. ci ha portato sull'onore. Ed era la seconda stella praticamente della costellazione del Toro, la proprio per questo. Luminosa. Proprio per questo la chiamavano Aldebaran perché inseguiva la prima stella praticamente. Sì, se non mi sbaglio, ricordo vagamente letture reminiscenze sì, sì. del passato. Veniamo diciamo sempre a questa sede, a questa squadra. Voi avete degli allenamenti fissi, prestabiliti, organizzati oppure vi allenate solo in concomitanza di eventi prestabiliti? Diciamo che come tutto oggi si muove attraverso il telefono, gruppi WhatsApp, Facebook, attraverso il web, se vogliamo allargare. Quando inizia il campionato, diciamo in vista di una partita, si faranno sempre, come abbiamo sempre fatto, quelle due sere tra di noi che si fa una sorta di allenamento, anche per capire chi in quella settimana è più in dei forma. Membri della squadra, chi è più in forma, poi a seconda anche degli impegni che una persona ha, perché non è che uno sì. si dedica solo a quello. Gli allenamenti sono degli esercizi specifici, tiri, parate, marcature, oppure sono semplicemente delle partite? Diciamo, c'è chi... Ciao Antonio. Diciamo che c'è chi ha bisogno magari di capire determinate marcature, come si fanno, come vengono effettuate, da un tipo di attacco, perché le categorie di gioco sono più di una. Cioè c'è il gioco tradizionale che è classico gioco. Che si gioca nel ciclo, il palleggio, quelli che tutti conosciamo, ne parlammo già poi settimana scorsa con categoria. Ivan della differenza dei regolamenti tra le federazioni italiane sì, quelle estere. Ci sono vari regolamenti, poi ad esempio durante le partite di campionato ci sta il gioco tradizionale e il gioco volo, cioè tradizionale e classico gioco di calcetto che facciamo tutti noi già da piccoli, o palleggia, spondina, frusta. Poi c'è il volo, dove la categoria volo è un gioco di prima, cioè la pallina, l'attaccante non si può stoppare, non si può fermare, deve tirare diretto, cioè capito? Non c'è, mentre il portiere può fare al massimo due tocchi, al terzo tocco già subentra un fallo, capito? Anche perché quindi probabilmente il primo tocco può essere una parata. E anche negli allenamenti si capisce un po' chi è più in forma sul tradizionale, chi è più in forma sul singolo, perché durante le partite di campionato c'è anche la modalità singolo, uno poi, contro uno. Per quanto riguarda ci sono comunque varie modalità. Sì, 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 per sì. quanto riguarda diciamo questo aspetto che stavi descrivendo, la scelta dei giocatori, degli atleti più in forma o meno in forma, cioè una specie di convocazione. Sì, come tutte le partite, come i campionati, le squadre di no, calcio. No, dico chi è che si occupa di questa ma cosa? Soprattutto sono tra di loro, perché come tu sai, nessuno piace perdere, parliamoci sì, chiaro. Quindi sì, comunque giustamente.
si sta in squadra, c'è magari quello che vuole giocare sempre, che potrei essere io, perciò non ci gioco proprio già da lì, perché di cancia voglio qua pure io, capito? Ho capito. Mi però accarisco. Tu probabilmente sei consapevole, sì, che ci sono magari ragazzi più bravi, più bravi, più portati, come tutti gli sport ci sono le persone che è più portate ed altri che esatto, meno portati, portati. Rimanendo comunque appassionato magari non spinge come dovrebbe spingere, cioè quindi magari soffre un po' la competizione, cioè quello è anche importante, perché noi dobbiamo capire del calcio, anche l'aspetto balilla, psicologico comunque del giocatore, perché anche il calcio come tutti gli sport è visto come uno sport classico di circolo, ce l'abbiamo detto prima, ma in realtà quello è uno sport a tutti i livelli, molto complesso, cioè, un gioco anche e invece no, negli anni si è visto anche prima del Covid tante ragazze avvicinarsi al mondo del calcio balilla, perché magari erano portate, batti paglia pure a delle ragazze che sono bravissime a giocare calcio balilla. Perché sì, arrivo, c'è anche diciamo, sì, questo aspetto delle squadre femminili, sì. Ci sono competizioni e serie, come ad esempio può esserci la Serie A, la Serie B, c'è anche praticamente un campionato organizzato ad hoc per le donne, sì, per il campionato femminile. C'è anche, fanno tornei misti, maschio e femmina, fanno i campionati dove ci stanno proprio coppie squadre. Miste praticamente. Come? Eppure ci sono anche squadre in tutta Italia composte soltanto da signorine, capito? Da ragazze, signore, cioè comunque questo ogni anno lo vediamo ad Anagni quando andiamo a fare le finali nazionali. Ad Anagni, poi ne riparleremo, abbiamo, sì, infatti abbiamo... Io volevo far vedere qualche immagine, non so, magari della squadra e anche del circolo, ci eravamo preparati, ecco, questa praticamente è quella che hai esposto questa tu, è la Hall, come si dice? La Hall of Fame. Del Aldebaran, sì, questa è una parete all'interno del club dove negli anni ci sono susseguite le foto di tutti i campionati che abbiamo svolto. Sono dei souvenir, dei ricordi, praticamente, sì, delle foto, sono ricordi. Foto di squadra che durante gli anni si sono susseguite, diciamo, la di loro, perché i membri delle squadre cambiano. A proposito della squadra, c'è un numero limite massimo che diciamo puoi avere in che squadra, oppure 5 devono essere i titolari, il minimo, ovvio. Il minimo sono 5 persone. Meno il di, massimo diciamo con meno, che con meno, per me, per meno, con meno di 5 componenti non puoi partecipare nemmeno alle competizioni, no. Perché il numero minimo di giocatori presenti in distinte sono 5 persone più le riserve che tu puoi sostituire. Eventuale. Una squadra non c'è un numero preciso, però solitamente le 8 persone, 10 persone. Porti 5 titolari, magari porti 4-5. Siamo riusciti a formare anche due squadre e partecipare comunque in contemporanea con due squadre. Con la stessa denominazione? No. Con la prima, con il Battivaglia Calcio Balile, e la seconda facevamo a Derbaran Club, cioè ho capito. Dove magari la mettevamo quelli che vogliono imparare, che oggi erano quelli in quella un po' squadra, meno pronti, se possiamo essere, e ora sono in prima squadra. Ho capito. E questo poi, diciamo, questa è la bacheca dove noi ci abbiamo tutte le nostre foto, recipro. Questa è la bacheca del circolo, se non sbaglio. Gerruno, io da Capodosta. Allora, è questa la pagina che volevamo vedere. No, era quella di prima. Eccola. Dove ci sono praticamente queste sono le foto che ho messo io. No. Sì, ma oggi il mio ragazzi, scusate, ma oggi c'ho il computer che mi fa i capricci. Allora, ecco qua, volevamo vedere delle foto riguardanti. Questa, ad esempio, domenica scorsa, queste è la squadra che quest'anno ha militato il campione dei finali della Salerno League, dove comunque una squadra giovane composta comunque da ragazzi la Salerno League, che poi ci siamo preparati qui, che si svolge a cadenza annuale, se non sbaglio. Sì, ogni anno questa qua. Diciamo che dopo il Covid per 2 anni è stata ferma, quindi non si è militato proprio, diciamo. Non e si infatti è quest'anno non si è giocato come gli altri anni, come un vero e proprio campionato. Si è svolto qui a Battipaglia, da quello che vedo, la Tusciano Sport Academy. La finale che organizzammo allo Sport Academy di Tusciano. Dell'amico Raffaele, che dell'amico salutiamo. Raffaele, salutiamo, grande Raffaele. Un bacione. Sì, un bellissimo evento, e questo proprio prima del Covid, il 12 maggio infatti. Poi ogni anno si sposta praticamente, non sì, viene diciamo organizzato mai a livello provinciale, si sposta sempre nelle varie città che partecipano.
No, quest'anno pure è andata bene, diciamo, una bella esperienza anche per i ragazzi, che era la prima volta che si mettevano in gioco, diciamo. E sono messi proprio alla prova in questo Sì, ma io sono rimasto contentissimo, loro pure sono rimasti contentissimi, quindi bella, bella esperienza veramente. Una squadra giovane che può fare tanto, speriamo infatti di iniziare vedo, questo campionato. Sono ragazzi giovanissimi, anche di 15, 16, sì, 17 sì, sì, anni, sì, quindi sì. E poi ci sono ovviamente delle pietre miliari della squadra, che è Fiorenzo Vergato, il mitico capitano. Che salutiamo. Che salutiamo sempre, che salutiamo. Fiorenzo, il nostro capitano. Un bacione. Che con tanta pazienza alleva, perché lui li alleva i ragazzi. Lo conosco, è un ragazzo gentilissimo, è un ragazzo che è gentilissimo, molto intelligente, che sicuramente quando aiuterà e i ragazzi più molta giovani. Molta passione in questo sport e lui la porta avanti da anni e anni. Ha un cuore grande e sicuramente, conoscendolo, si applicherà sicuramente, molti ci metterà il cuore con questi ragazzi più giovani. Sì, 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 difatti anche con quelli un poco più per citare proprio alcuni proprio personaggi proprio che ci perde proprio la pazienza. E saluto in questo caso Saverio, il Pollador dell'Aldebaran. Lo salutiamo, lo salutiamo, un bacione ai ragazzi. Forse è uno di quei ragazzi, quando sono venuto qualche sera fa, che abbiamo giocato insieme, sì, dei, può essere, dei ragazzi simpaticissimi. Vediamo qualche altra foto. In questa occasione, praticamente era lo stesso. Sì, questa la è la foto, competizione. Diciamo, durante la competizione che si fa tutte le squadre. Qua è durante la competizione, mentre si stava giocando contro una squadra, praticamente come vedi si giocava su tre calcetti, cioè ci sono calcetti. Più ad esempio ogni competizione ci sono 15, 20, 30 calcio balilla. Infatti, in questo vediamo, caso sullo era contro gli amici di Eboli, perché comunque al di là di tutto siamo amici. Sì, c'è la rivalità, c'è sportiva, la rivalità però, sportiva, al di là della rivalità sportiva non siamo più dei ragazzini, certe cose ci bravissimo. E qui ci, ad esempio eravamo proprio in campo contro i nostri cugini di Eboli, quindi molto stata questa, l'abbiamo vinta contro di loro questa partita di una pallina, quindi molto bella questa qua, questa ci ha dato proprio quella fierezza, quella contentezza. Sì, c'è una bella soddisfazione vincere contro gli amati cugini sì, di Eboli. Sì, sì, sì. Grandi amici, grandi. Grandissimi amici. Eboli, ma bello. Ma sì, comunque, sì, al di là del, c'è sì, uno no, spottò, uno sport, un simpatico spottò che sicuramente... Però la verità, cioè comunque sono amici da tanti anni, militiamo sempre nelle stesse categorie, alcuni di loro hanno giocato anche nella nostra squadra, proprio il Battivaglia Calcio Balilla a Frosinone, perché sono in gamba, sono bravi, e veramente bello. Poi comunque, al di là di tutto, questo è, uno, è come la box, come tanti sport, c'è molto rispetto. Non è mai capitato un litigio, cioè vero e proprio, su questo mondo che è il calcio balilla. E comunque girando, effettuando un campionato, tu giri comunque in tanti posti, chiari? Cioè nel senso che giri e vai ad esempio a Salerno, vai a Eboli, vai a Nocera, vai in tutta la provincia, è come un campionato andate e ritorno e fai un sacco di amicizie e negli conosci anni un sacco di gente, come io dicevo stato, anche nei non giorni c'è scorsi non è un litigio mai, perché è un gioco di rispetto il sì, calcio, ma come tutti, come tutti gli sport di... No, magari sì, era già una partita di pallone, una squadra di pallone già succedeva qualcosa. Qua può invece capitare, non dovrebbe succedere, non nemmeno dovrebbe in quel caso, però in questo caso il calcio balil è anche è molta aggregazione, ci sta lo sfottò ma rimane sul tavolo di gioco. Poi io penso molto che diciamo su questo tipo di discorso non si possa mai fare, non si può mai generalizzare. Sì, però nel già senso, magari per una partita di palloni Juventus. Sì, no, nel senso che secondo me non si può generalizzare, perché ci sono appassionati del calcio, sono come? Delle persone gentilissime. Perfetto. E non farebbero del male nemmeno però a una mosca. Sembra... Come sicuramente io ho conosciuto nella mia vita persone amanti del calcio balilla, comunque erano delle teste spostate. Ci può stare, non bisogna mai fare. Sì, però io parlo sempre a livello di competizione. Sì, 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 cioè sì, dove sì. Non è mai non è mai accaduto niente. C'è un rispetto veramente bellissimo. Sì, infatti, c'è un rispetto infatti dell'avversario, dove tu vai, come ti senti a casa. Cioè sì. Non ci sono mai stati problemi a riguardo di niente, cioè proprio amicizie, e sono amicizie che nel tempo tu le porterai sempre avanti. Perché pure infatti quando tu magari ti trovi da qualche parte con un amico e trovi vai da chi la città dove
Passa a saluto, è come se sia a casa tua. Infatti, perché beh, loro comunque hai qui lasciato un bel ricordo. Oh, e ma comunque è perché poi negli anni comunque ci si affiata, si fa l'amicizia e ti organizzi la partita. Infatti. Amichevoli, prima del Covid facevamo un sacco di amichevoli, ci si organizzava una sera e si chiamavano i ragazzi di Salerno, domani sera veniamo a fare l'amichevole. Con altre squadre, diciamo, che comunque partecipano alle vostre stesse competizioni. Anche questo faceva parte dell'allenamento, fare una partita con una squadra avversaria dello stesso competitiva, amichevole, che alla fine ti giochi i gettoni, cioè, sì, sì, una infatti cosa bella. Però tu magari vai là con e fai proprio come la distinta di gara e ti facevi la serata in compagnia. E sono comunque sempre belle esperienze, come dico sempre in ogni live, ragazzi. Io a me queste iniziative che creano comunque unione, aggregazione, che fanno comunque sempre bene a una città, a un quartiere, a qualsiasi posto, in qualsiasi posto vengano organizzate. Diciamo, allora, io volevo chiederti, per quanto riguarda la tua squadra, in queste, a queste partecipazioni, a queste competizioni alle quali andate a partecipare, avete degli sponsor che comunque vi aiutano magari nelle spese che dovete affrontare? Allora ti spiego subito, al di là, quando noi facciamo la Salerno League, che già è una cosa un po' più provinciale, diciamo che ci autofinanziamo noi, cioè capito, con la macchina andiamo a fare la trasferta. Quando invece la competizione poi si sposta a livello nazionale. Tipo l'ultima volta ci siamo inventati il sorteggio della tuta della squadra, quindi noi vendevamo i bigliettini per dove si vinceva la tuta della squadra per finanziarci il viaggio e l'albergo. Poi ci sono ovviamente tanti amici che hanno attività che hanno sempre dato il contributo, c'è anche minimo perché sappiamo i periodi quelli che sono. Sì, sì, infatti. Perché questo già da prima del Covid, vedrete. Infatti, però poi ne parleremo perché anche il calcio balilla. Poi ne parleremo perché anche il calcio balilla ha comunque risentito dello stop per del Covid e quant'altro. Sì, sì. Io volevo passare, sempre per quanto riguarda, diciamo, la tua squadra, voi con la vostra squadra partecipate a competizioni che comunque sono organizzate dalla LICB. Sì, la Lega Italiana Calcio. Lega Italiana Calcio Balilla. Che praticamente come li hai conosciuti? Hai contattato loro? Ti hanno contattato loro? Come funziona? Diciamo sempre tramite l'amico Fiorenzo, che lui già militava, diciamo, in questi ambienti, e lui propose questa situazione. Noi, dato che ci accanivamo a giocare a biliardino, perché comunque era una passione, era una cosa comunque. C'è Fabio Tedesco che ti saluta dalla Svizzera. Fabio, un saluto anche a Gino, chi è tuo fratello, se non Gino mi sbaglio. Ragazzi, buonasera a tutti. Vabbè, comunque, cioè, lui ci ha fatto avvicinare e poi col tempo comunque ci siamo affiatati, abbiamo capito come funzionava e discusso ed è piaciuto. È piaciuto, perché è una bellissima esperienza, ti ripeto. Praticamente io ti volevo chiedere se sapevi qualcosa al riguardo praticamente stiamo parlando della LICB. L'altra volta quando parlammo con Ivan parlammo di un'altra federazione, della FICB, Federazione, sì, Italiana Calcio, sì, Balilla, sì, e Lega Italiana Calcio Balilla. Praticamente prima erano un'unica lega, un'unica federazione. Cosa è successo? Sai cosa è successo? Come mai? A livello nazionale, nella federazione, io non so quello che è potuto accadere. Però ti risulta vera questa cosa, sì, che, sì, erano, che sì, la LCB nasce? Italia, sì, comunque, vabbè, sicuramente loro ai vertici non avranno condiviso delle idee, quindi si sono proposti a formare un'altra situazione che è la Lega Italiana. Cioè, io penso, io comunque sono sempre stato Lega Italiana, non ti so dire. Quindi tanti particolari, non sai approfondire, cioè, no, della federazione. Non mi è mai neanche interessato, ho capito. Anche la LICB ha una nazionale. Sì, sì. Sai chi è che si occupa della nazionale? Passiamo alla pagina della LICB, così intanto cominciamo a vedere qualche cosa di questa Lega. Lega Italiana Calcio Balilla. Le cose che sappiamo è che sono un gruppo di praticamente di appassionati. Sì, sì, nella persona il presidente Nicola Colicic. Nicola Colicic. Noi abbiamo come referente in Campania Francesco Sirica, che è il nostro presidente. Vi salutiamo entrambi, ragazzi. Se magari volessero un domani venire a raccontare questa storia di come mai la LCB si è separata dalla FCB e quant'altro, noi siamo a disposizione. Le nostre poltrone sono a disposizione di tutti, ragazzi. Veniamo
alla LCB. Nicola Colacicco, e avevi detto il rappresentante regionale. Siamo regionale, noi facciamo capo a Francesco Sirica. Francesco Sirica, col quale tu comunque collabori a stretto contatto per quanto riguarda la partecipazione a tutte queste. Sì, anche per la Salerno League e altri campionati a livello regionale. Ma non è lui che se ne occupa dell'organizzazione, della scelta delle location, di tutto. Praticamente è lui il. È il nostro, diciamo, referente per quanto riguarda la Campania e non solo, forse anche qualche altro. Regione del Sud. Ho capito. Infatti, come prima mi dicevi, la LCB rispetto alla FICB sul sud dell'Italia è molto più presente, perché solamente la LCB è presente, anche perché la federazione magari è rimasta soltanto qualche regione del nord. Hanno la sede a Torino, da quello che ho capito. Sì, invece la LCB, la sede non si sa dove sono. Roma, quindi diciamo già una parte più centrale dell'Italia, dove possono occuparsi meglio di tutto lo stivale. Infatti ogni anno le finali nazionali delle leghe a squadre Serie A, Serie B e Serie C si svolgono ad Anagni e a Frosinone. Ad Anagni, infatti, quindi noi in abbiamo. È molto facile da essere raggiunto da tutti i posti dell'Italia. Abbiamo un video al riguardo, magari possiamo ascoltare. Chi è questo signore? Lo conosci? Colacicco. Questo è il signore che abbiamo letto prima, Nicola Colacicco. Sì. Vediamo cosa dice. Se magari alzo la voce possiamo anche sentirlo, forse. Ecco, vabbè, per presentare i... forse ce la facciamo. Dovrebbe sentirsi, noi ce l'abbiamo a basso volume perché ho dovuto abbassarla. Dei problemi tecnici e sinceramente non riesco. Però voi dovreste sentire. Sì, diciamo, questo è un video di presentazione di Anagni, dove anche noi abbiamo militato questa squadra. In questo momento stanno sentendo quello che stanno Penso dicendo. Penso che sia il comune città di Anagni, infatti questa è la presentazione dell'evento al comune di Anagni. Ma sarebbe la località, la location in cui si svolge questa manifestazione. Questa manifestazione nazionale, dove le squadre da tutti i dati annuale. Sardegna annuale, dove la Lega Serie A, Serie B e Serie C si gioca annualmente. Non è un campionato come questi qua che vengono fatti a livello provinciale o regionale, dove come una squadra di calcio tu fai andata e ritorno in casa e in trasferta. Invece le leghe, queste qua, squadre più professionisti, dove la vedi si svolgono in una sede unica ad Anagni, veramente ad Anagni. Con la passione, che sono veramente delle cose inguardabili. Ivan, parli di Ivan, è un extraterrestre, oramai abbiamo imparato a ma è fatto vecchietto, no? Ma ogni tanto qualcuno colo sul cappotto, sì. Mi sa che quando se lo lascia fare, comunque dura 2-3 giorni, dove tu rimani lì e dalla mattina alla sera sono solo calcio barile. Come si svolgono praticamente queste tre leghe, Serie A, Serie B, Serie C? Ci sono retrocessioni e promozioni? Come un campionato di calcio. Quante squadre partecipano ad ogni lega? Il numero sarà sempre diverso ogni anno. Un anno ne possono essere, su tutte e tre le leghe, ad Anagni ci possono essere 50 squadre, l'anno dopo ce ne possono essere 60 o 40, cioè a seconda anche di chi organizza e porta avanti questi percorsi sportivi, perché comunque, essendo uno sport che da poco è diventato anche riconosciuto, ancora non è proprio a tutti gli effetti ben pubblicizzato, ben diffuso. Diciamo che ognuno nel suo piccolo cerca comunque di portare avanti questo sport, perché ti ripeto, è un... Però è uno sport che bisogna meriterebbe una visibilità maggiore, perché comunque chi è che non ha giocato di fare, creando sempre eventi, cioè comunque è una cosa abbastanza, cioè può dare ancora tante soddisfazioni, anche perché a livello sociale pure calcio barile, aggregazione, cioè divertimento, cioè dal più piccolo al più grande può essere giocato, capito? Dal mascia alla femminuccia, sì anche i bambini, è un gioco di tutto. Ma poi io stavo dicendo appunto questo, chi è, chiunque, cioè, ognuno di noi nella vita ha fatto un calcetto, maschi e femmina, così chiunque in Italia ha impugnato quel manico di un calcio balilla e manata una pallina a rind,
facendo anche rodeare tutta la stecca, ma l'ha fatto. Ha girato. Chi è, anche tu. Chi è che non è girato? Chi è che non è girato? Tutta ma girata. Da piccoli c'era lo sgabellino, quando non si arrivava a Briarin ci metteva anche lo sgabellino. Sì. Io ti volevo chiedere, sempre per quanto riguarda la vostra partecipazione, diciamo, a questa Lega Serie A, Serie B e C che si svolge ad Anagni, volevo chiederti i vostri risultati, i risultati che avete conseguito sul campo, sul tavolo, non so come si dice. Sì. Quante volte siete andati a questa manifestazione? Allora, da Anagni siamo stati per 3 anni, cioè l'ultimo anno pure siamo andati. Avete partecipato per 3 volte? Sempre. Sì, siamo riusciti ad accedere alle leghe maggiori, diciamo da queste serie più basse, riuscire a arrivare allo scalino della Serie C. Un anno abbiamo militato in Serie B, dove abbiamo retrocesso l'ultima volta in Serie C. Quindi comunque siamo ancora in quella Lega. In questo momento militate nella Lega Serie C. Come diciamo, obiettivo, l'obiettivo che vi proponete per la prossima partecipazione alla promozione in Serie B. Sì, e ogni anno cercare di arrivare alla massima Lega. Più in maniera da prendere in squadra anche il signor Ivan Di Stasi, che lui può militare nella Serie A. Cioè in questo momento possiamo averlo in squadra, non si può ingaggiare, non si sa, magari lo ingaggeremo. Vediamo un po' di fare una super squadra. Enrico, io mi ero preparato dopo aver parlato di tutte queste cose, poi mi ero dimenticato. Voi non lo sapete, questa sera se avessimo portato delle freccette, poi mi sono dimenticato, avremmo visto qualche colpo, perché lui, voi non lo sapete, ma a breve sta affondando una squadra. Cioè abbiamo fatto anche un bel campionato con 2 squadre. Ecco. Di freccette. Una squadra di freccette, perché un altro caro Enrico, sport tipico. Perché il caro Enrico, voi non lo sapete, ma è un campione. Io ho visto dei video di Enrico in cui aveva un novello Guglielmo Tell, praticamente c'aveva un ragazzo con il bersaglio in testa e lui li beccava con le freccette. Una cosa spettacolare, ragazzi. La prossima volta, magari qualche volta che tornerà, non lo fate perché è pericolosissimo. Però magari qualche altra volta che tornerà a trovarci, caro Enrico, prepareremo qualcosa da potervi far vedere, in modo che possiate godere della sua arte frecciatoria, come si suol dire. Infatti, ti posso chiedere, da quanto tempo è che giochi a freccette? Da quando ho aperto il club. Ah, quindi diciamo, non è che sono 2 anni, tu no, ce l'hai no, da 10 anni. Mi piace, perché ti ripeto, come già ho detto prima, il calcio è bellissimo, però mi rende nervoso. Comunque quando perdo lo soffro, non lo so, è una mia debolezza. Mentre invece... Mi piace organizzare tutti i padroni, giocare pure la partita, però la freccetta... quando uno è portato ti dà soddisfazione. In uno sport, io sono portato nelle freccette. Ma segui pure i campionati. Sì, io spesso ogni tanto, pure la sera quando mi ritiro, mentre faccio ci sono dei campionati notturna. Un campione attuale che conosci? No, io mi guardo un po' tutti, mi guardo dai tutorial su come si tira, la posizione da prendere, a campionati veri e propri che vengono svolti in America, in Spagna. Permettetemi questa parentesi, chi lo può, parecchia gente dice ma chi è una freccetta, ma che ci va a dare? Invece c'è sempre una tecnica, una posizione, una postura, un modo in qualsiasi cosa si fa. E anche ci sono molto ragazzi molto bravi a battere, promettenti, no, ma proprio bravi, perché ti ripeto, negli sport uno bisogna essere portato. Questo, ad esempio, le freccette è uno sport dove tu veramente ti metti là, tieni il fiato e tira la freccetta. E la freccetta è bello quando va dove decidi tu che vada, non è come un hammer di prima tempo. Tiri poi un po' dove va, poi di tirate, se io come gioco io cerco di mirare sempre al 20x3. Ma poi c'è più di una tecnica per tirare, o il modo bene o male è sempre diciamo quello? Che dipende anche nel tempo, quando tu ci giochi capisci pure il peso della freccetta, con quale ti trovi, quella più pesante, quella più leggera. Ci sono amici, anche io, ci siamo acquistati le freccette personalizzate, cioè proprio con quel peso ce ne montiamo con la scatoletta, cerchiamo proprio, mentre invece il movimento del braccio è sempre quello. Io mi ricordo c'è stato un periodo qui, che anche qui a Rioni, che avevamo messo un bersaglio. Io praticamente non ci ho mai giocato, ma iniziai a giocare un po' qua, però io sinceramente, visto che praticamente la tecnica è questa di tirare, lo faccio vedere in camera, così
Cioè, io non sapevo tirare così, mi trovavo a tirare così. Sì. Com'è sto fa? Che tu quando vai a tirare, cioè tu con l'occhio devi guardare dove deve andare la freccetta. Poi c'è chi tira di faccia, chi tira di lato, chi col piede di squincio, chi si sporge in avanti. Ognuno ha la sua postura, però bene o male il movimento è sempre quello. Sì. Però ci sta anche gente che tipo campioni che tirano così. Se vai a vedere dei video, mettere la freccetta a coppare. Quindi ognuno si abitua a tirare nel insaccio, come fa? Io quando mi a chi lo dico, è un uomo, un americano. E io guardo un perso, e fa parte a capo, io vinto per tre, o vinto, o cento. Boh, secondo me c'è quella è un'abilità. Anni, secondo me che giocano da 30, 40 anni. È un'abilità figlia comunque dell'impegno, dell'allenamento, della pratica. Sì. Noi comunque c'è cioè io tutti i giorni mi ripeto in partite di cioè mi piace proprio come in primis mettiamoci il calcio balilla per passione, per seguo, per soddisfazioni date. Però una grande passione mia rimane sempre le freccette. E che poi può diventare anche comunque una passione di tante altre persone, perché comunque sta nascendo, è nata una squadra. Comunque... Sì, siamo comunque, c'è il battipaglia d'arte, proprio già d'arte, abbiamo militato in un campionato, dove prima del Covid eravamo raggiunti al girone finale tra le prime 15 d'Italia, cioè comunque una cosa, avevamo raggiunto un risultato importante. No, forse c'è qualche immagine, c'è stato. Mi sembra qualcosa delle freccette abbiamo visto prima, stavo cercando proprio quello. Comunque, questo pure è un altro sport abbastanza bello. Del pitone, vuoi dire qualcosa di questo pitone che hai? Questo è il mio bimbo, Baran. Baran perché come il circolo, come il club. Alde Baran. Cioè, lui è Baran, maschietto. Più là ci prenderemo una femminuccia e la chiameremo Alde. E così facciamo Alde e Baran. Volevo vedere qualche immagine mentre giocavi a freccetta. Ecco, vediamo, qua ti stai allenando perché tu pratichi anche sport da combattimento. Vado a fare un po' di kickball dall'amico Lello. E salutiamo Lello, conosco da un sacco di tempo. Sì. Sì, per cercare di perdere un po' di peso. Ma non sa che non ci sei riuscito. Dobbiamo lavorarci ancora un po' su, piano piano. No, poi per passione, ma anche uno sport, questo è un altro sport, ad esempio, molto interessante. Ma tu lo segui anche oltre che a praticarlo? Sì, qualche video li vedo, perché do film, qualche campione al quale sei affezionato. Mirko Krokop. Ah, cioè il calcio assassino della la Croazia, la cioccolata magica, il croato dal calcio assassino, il croato, mamma mia, tutta la vita, un fighter di tutto rispetto, ragazzi. Aveva dei calci, ma era, nonostante fosse bravissimo anche era nella basso. Box, anche con le braccia, ragazzi, però lui vinceva gli incontri con i calci. Aveva degli high kick che praticamente me ne occupavo, ci cascava orecchia che sta da parte, ne però orecchia che manguno a casa, mamma mia. Questo ad esempio qua è le freccette. Questo è il campionato regionale. Non combatte più Mirko Krokop. Mirko Krokop si è ritirato. Si è ritirato, che c'è una pensione. Non penso che è pensionato, però comunque. No. Questo invece sono l'anno scorso e sono la classificazione del campionato regionale di freccette e praticamente mi sono qualificato quarto posto qua. Comunque un bel risultato, è un torneo, eccolo qua. No, non è un torneo, questo dura tipo 2 mesi, dove tu ti viene calcolato le migliori 3 partite, le partite che noi svolgiamo all'interno del club da me tirano una media, registrate, e i migliori 3 fanno una media che ti porta nella classifica. E qui poi tu gli mandi la foto, ogni club che ha questo è tutto online, è telematico, cioè praticamente sono telematici, sono collegati ad internet, e inviano le informazioni ad una server centrale. La partita viene registrata comunque dalle telecamere, quindi non c'è un imbroglio, non è che va all'attrice. Ho capito. No, è tutto controllato, la verità. E qua una competizione questa. Cosa si vince? Giusto per. No, c'è la maglietta, vedi, ci sono tanti gadget comunque. Questa è una splendida molto maglietta, interessante. Vedi? Attenzione, non disturbare mentre gioca a freccette, pericolo. Di morte, mi sembra. Non riesco a leggere. Comunque, molto simpatica, molto bella questa. Sì, infatti.
Questo è l'ultimo torneo che abbiamo svolto all'interno del locale, perché noi facciamo anche tornei amatoriali. Balilla o Freccetta? Sempre calcio Balilla qua. Questa è la coppia che ha vinto l'ultimo torneo, questi sono i ragazzi di Benevento che fecero il secondo posto. Questi è a coppia, questi sono ragazzi di Napoli. Questi qua sono di questi ragazzi qua. E poi qua c'era un misto, c'era il nostro Saverio di Battimaglia, il Pollador. Lo conosco, lo conosco. Che giocava con un amico di Vallo della Lucania. In coppia si sono classificati quarto posto. Questo è l'ultimo torneo che abbiamo svolto all'interno del locale. Molto bello, no? Questa è la coppia vincitrice, questa qua. Questa è amatoriale, però, dove si organizza una sera e ci si diverte, cioè si fa un torneo. Un torneo così amatoriale, in amicizia. Amatoriale. Enrico, io adesso ti volevo fare, come di consueto userò molto spesso con i miei ospiti, fare una serie di domande, visto che abbiamo parlato un po' di tutti i nostri argomenti, abbiamo parlato della squadra di calcio Balilla, abbiamo parlato del circolo, abbiamo anche menzionato il fatto che tu comunque fossi un giocatore di Freccette e che comunque negli ultimi tempi hai messo su una squadra di Freccette e stai partecipando a varie competizioni, hai intenzione di continuare a partecipare a varie competizioni. Dopo ho parlato di tutto ciò, prima di salutarti io mi sono preparato una serie di domande che qualche sera fa ho fatto anche a un altro amico, Antonio, che è stato qui e praticamente penso molto spesso le rifarò a tutti, sono domande generiche che si possono fare a chiunque, praticamente a un appartenente di qualsiasi mondo lavorativo, hobby, sportivo, qualsiasi cosa. Si sono domande generiche. No, a parte non c'è bisogno che l'hai fatto ore prima. Non c'è nessuna sorpresa perché le hai già viste. Sì, quindi, sì, allora, come prima domanda, io ti vorrei chiedere. Poi potrai anche decidere di rispondere o non rispondere alle domande che ti farò. Sei di destra o di sinistra? Di sinistra. Descriviti con tre aggettivi. Simpatico. Simpatico, sono una persona sicuramente intraprendente e testa dura, cioè purga ma già fa male, testardo, cioè va a capare in dei cose. Simpatico, intraprendente e testardo. Mi piace, bella. Non penso di ci bello vado una volta con i capelli in testa. Vabbè, la bellezza risiede negli occhi di chi guarda, quindi no, non è bello, è molto bello, ma è bello ciò in pratica ho detto la stessa cosa. Cosa cambieresti del tuo passato? Sicuramente quello che posso dire, ragazzi, pure i ragazzi da me che vengono, che sono piccoli, non hanno testa di andare a scuola, ma giusto, studiate, che è importante, perché senza chi lo piazza i cart oggi non si fa niente. Confermo e rinnovo. Studiate. Ricavatevi il tempo per divertirvi. Divertitevi, uscite la sera, ma a scuola studiate, andate a scuola, perché nella vita si chiuderanno tante porte e dove se non avevi il titolo di studio non te le aprono. Studiate. Cosa ti ha entusiasmato di più nel 2021? Questa è una bella domanda. Diciamo che veniamo da un anno comunque che c'è il suo periodo del Covid, ci ha rotto un po' i maroni, scusatemi il termine. Sicuramente quello che mi ha entusiasmato è il progetto sicuramente che sto facendo nel quartiere dove abito, che è Belvedere, dove stiamo cercando di... abbiamo riqualificato un'area con tanti sacrifici, tanto lavoro... era abbandonata da 30 anni, quindi... Ma come cittadino, persona fisica o come associazione? Come associazione, dove lì il sogno era già da prima e sta diventando realtà di creare un centro sportivo proprio a Belvedere, dove su quartiere, la verità, cioè, è un po' abbandonato a se stesso. Cioè io mi ci sono messo d'impegno e veramente, ragazzi, una bella... La ne possiamo parlare un'altra volta, ma il prossimo è una cosa bellissima. Secondo me faremo
una cosa molto bella per il quartiere di Belvedere a Battipaglia, che veramente è un quartiere abbandonato, dove, cioè, sperando mo, con tutti questi giovani che sono usciti consiglieri a Battipaglia, che sono anche di Belvedere, veramente dobbiamo rilanciare pure quello quartiere, perché ne hanno veramente bisogno. Ma come un po' tutti gli, come già alcuni, io nel mio piccolo come il sto Rione, facendo. Come il Rione sostiene da tempo, il Rione è il Rione, però sostiene i Rioni, un po' tutti i Rioni, ragazzi. Noi siamo tutti sotto. Ci sono tante zone di Battipaglia comunque da rivalutare, da valorizzare, perché ragazzi, io lo dico sempre, noi siamo a Battipaglia, siamo in mezzo praticamente a tutto, abbiamo il mare a 5 minuti, abbiamo il fiume, abbiamo il fiume a 5 minuti, la montagna a 5 minuti, fiumi, laghi, abbiamo qualche foret, qualche piccolo bosco ce l'abbiamo. Noi siamo, raga, una riserva naturale, non lo so come possiamo... riserva no, però siamo un gioiello, noi siamo abbiamo la piana del Sele, una costiera, abbiamo una costiera che da valorizzare, da rivalutare, però questi, ragazzi, sono discorsi che lasciamo poi magari... Andiamo poi nella politica, sono discorsi che lasciamo a persone... non lo so, che parlano di argomenti più seri dei nostri, noi ci limitiamo noi a parlare. Noi comunque nel nostro piccolo, come associazione, stiamo facendo questo progetto a Belvedere, dove io ne vado fiero, e questo sarà il mio personale interesse nell'anno 2021, dove io ho iniziato questa avventura, la porterò a termine a breve, dove veramente mi sono messo in gioco con tutte le mie forze, e non solo, perché anche con l'aiuto di tanti amici che mi hanno dato una mano, sia con le braccia sia con la testa, nel pensare a come dobbiamo muoverci. È un progetto bellissimo, veramente bello, 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 bello. E noi ti facciamo i più cari auguri, qualsiasi tipo di appoggio ti possiamo dare, anche per quanto riguarda la visibilità che possiamo concedere a queste due iniziative. Quanto in quanto sono iniziative belle e valide, noi ci trovi sempre disponibili e presenti. E ti ringrazio. Ti volevo fare l'altra domanda. Siamo un po', come si dice, ho detto che queste domande sembrano domande, però ci danno spunti per parlare. Siamo arrivati a questa domanda: sai cucinare? Guarda, cavolo. Vabbè, questa dimostra che sappiamo tu sappia mangiare. Diciamo che ma sai anche cucinare? Qualcosina la riesco a fare. Tipo, di notte mi sono ritirato a casa in punta di piedi, mi faccio lo spaghetto agli olio, che come lo faccio, non lo faccio, anzi, forse la mia fidanzata, perché ho imparato da lei. Ah, ecco, allora, hai avuto una buona maestra. Sì, 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 sì. Cosa ti viene meglio? L'hai già detto, quindi hai detto agli olio. Il piatto preferito, indipendentemente da quelli che prepari, proprio il piatto preferito da mangiare in questo caso? La parmigiana di mamma. La parmigiana di melanzane. Di mamma. Sono parecchie ad amare questo piatto di parmigiana, polpette nel sugo, diciamo, e la pizza, vedi, perché noi siamo a Battipaglia, voglio bene, ma io come mangio la pizza a Battipaglia, ma tengo tanti amici che danno una pizzeria, ma perché veramente non sai dove mangiarla, perché è buona dappertutto a Battipaglia. Tutte buone, cioè, Battipaglia, vedi, tu quando fai una pizza buona, cioè, vero, veramente, te la mangi fuori da Battipaglia, o è doppio, o ogni giorno tanto. Ma la cosa bella, sai qual è? Voglio dire, anche nel dialetto nostro, dove vai? Ti mangi la pizza. Come te la finisci a mangiare? Cioè, che sia meglio la pizza. Vai da parte, mangia la pizza, che sia meglio. Sì, che sì, è vero. Cioè, complimenti a tutte le pizze di Battipaglia, veramente, vai giù, c'è la pizza. Una pizza condita con la mozzarella migliore del mondo, quindi ragazzi, non c'è altro da aggiungere. Ti volevo chiedere, segui o pratichi sport? Però abbiamo visto che comunque sì, mi diletto da grande amico Lello in palestra a fare un po' di kickbox già da qualche mese, pure prima del Covid. Una bella esperienza positiva, soprattutto a me mi serve molto cardio per perdere peso, però che fa molto bene anche alla testa, perché ti rilassi in quei momenti che tieni un po' di pensiero per la capa, tante cose, capite? Magari cose che non vanno come devono andare, allora scarichi molta tensione. Molto spesso, ragazzi, o andate in palestra o compratevi un sacco, mettetelo a casa, non sfogate a mia zia, mettetelo a casa e manate pugna. Esatto. Passiamo alla domanda successiva. Il tuo sport preferito, oltre a questo, quelli che segui? Lo sport preferito, oltre ovviamente togliamo il calcio balilla, le freccette e la kickbox che hai appena menzionato. Vabbè, sicuramente seguiamo il calcio. Cioè, sei tifoso? Sono tifoso da sempre,
da quando ero piccolo, di una sola squadra. Cioè? Abbattiva Chiesa, voglio. Io non sono né Salernitana, né Napolitano, né Juventino. Ossia, c'hai là una Juiz, pure nel mio club, pure molto pieno di materiale bianco-nero. Non tifo Salernitana, non tifo Napoli, non mi piace la Juve, o Milan, Lazio. Passi. Quando ero piccolo, mi avrei abbattiva Chiesa, nella mia gioventù mi avrei abbattiva Chiesa. Se avrò tempo continuerò ad andare a vedere la Battivagliese, io so Battivagliese e me ne vanto, ovunque io sia, basta. E ce ne vantiamo, esatto, ragazzi. Sempre, sempre forza Battivagliese, seguiamo anche la squadra, ma non solo la squadra di calcio, a Battivagliese abbiamo tanti movimenti sportivi interessanti, ragazzi. Questi giovani che mo si sono messi in gioco, questi amici di Battivagliese che veramente hanno preso questa squadra, speriamo che continuano così sulla cresta dell'onda, arrivano prima, sai, ne continua questo progetto. C'è stato un episodio sfortunato per quanto riguarda un po' magari di burocrazia, però sono cose, una società giovane non fa niente, non ci regalassi 3-4 punti, non ci stanno problemi, tanto scassiamo, vai giù grandi. Passiamo alla domanda successiva. Uno sport che odi? Il golf praticamente, quello là con la mazza, quello che lo fanno i ricconi, questo sport. Ma solo per questo motivo? No, perché proprio è perché non ci hai capito, metterla di una pallina, può essere anche divertente magari, per carità, però metterla di una pallina, poi addosso la pallina e arriva a buca, cioè, sì, deve piacere. Bisogna mandare a me piace una pallina in una buca con meno colpi, meno tiri possibili, esatto. Però non lo so, però mi è sempre piaciuto e prima poi comprerò anche io una mazza da golf perché la voglio appendere, perché secondo me è molto bella. A me sinceramente il golf piace molto, quindi, però de gustibus not disputando un mestre, quindi non... Ah vabbè, no, perché ho i problemi, magari guste, giustamente. Però è un bello sport, se magari qualche volta, se uno lo approfondisce, uno sport... Qualcuno di Battivaglia con voi, no, in generale, non lo so se è Battivaglia, però magari sarà qualcuno. Attenzione, perché forse è l'unico sport che io non ho mai... seguito? No, non ho mai provato a fare. Ah, può essere, ecco. Io manco un mini golf. Una volta volevi a fare un mini golf, mi diceva, la fine non lo facete. Però volevo provare, però può darsi pure che provandolo, hai capito? Come e forse sì. È proprio quell'unico sport che io non ho mai praticato nella mia vita. Infatti, cioè, no, ma la prossima però... volta con il grande Mimì a Mazza e Pivaza è più o meno siamo là. Tan, tan. Ma quando ne sa Mimì? Ma quando mamma ne sa? Mia. Le sa tutte proprio. Sì, sì. Adesso veniamo alla domanda che ti ha lasciato perplesso prima, però io la faccio così, è giusto per... Hai mai avuto esperienze paranormali? Personalmente no. Racconti di amici che hanno avuto queste esperienze un poco strane. Dici, interessante. Ad esempio chi magari ha avuto, come ti devo dire, c'è robe, possessioni in famiglia, capito? Ad esempio, come te ci spieghiamo? Tipo che avevano un parente che era posseduto. Sì, voglio intendere. Però per... capito? Ah, dico, ho dovuto fare un aneddoto in particolare. Così, quando ero guagliuni, cioè, ognuno di noi è andato nella Castelluccia a piedi, da piccolo, io vinto anche la chiesa. Ultimamente hanno rinnovato tutto, hanno fatto anche l'inaugurazione ultimamente. Hanno fatto. Però quando ognuno di noi è andato nella Castelluccia da piccola, sì, c'è da rampacanna, faceva chi li film, la dinda, gli spettri, i fantasmi, quello è, diciamo, ci sono amici che magari, non lo so se è vero perché non erano presenti, che hanno avuto esperienze paranormali, addirittura c'è chi a notte si è dormuta, voleva uscire da Indusun, non si riusciva a uscire da Omunacil, il famoso Omunacil. Omunacil, com'è fatto Omunacil? Molti forse lo sapranno. Omunacil, cosa bisogna lasciare il piatto di pasta e fagioli sulla tavola? Dicono, oppure si occhiappa di fare una tesora, vabbè, poi ci stanno, capito? T'accovi i casettini. Le vicine, dicevo, cimitero, e anche le sfide di notte. Com'è sta storia del cimitero? La sfida di notte, che tu zumbavi, eri a Sulu, centro cimitero e tornato a Dredo, quando ero qua io ne so una che di una, non lo so, forse una leggenda metropolitana di uno che fece una scommessa del genere, poi andò nel cimitero, poi quando nell'atto di scavalcare il cancello per uscire è rimasto impigliato con la maglia, è rimasto appeso, no, ha paura nei morti che sono venuti, è venuto un infarto, è morto, ma si può darsi perché comunque non è...
Da piccoli sì, si andava pure al cimitero a fare la sfida tra amici, sviani, biciclette, chi era più grosso giù, motori, che mannazzava al cimitero, sempre con cose da bambini, o sì, infatti, ora impensabile fare una cosa del genere. Quando si faceva la... Ma immagina Enrico, no, un po' cancello del cimitero. Impensabile, perché non ce la faccio azzo un po'. Ah, ecco, è impossibile allora. No, comunque ce la faccio, insomma, forse. Forse. Ci dovrei provare. Lasciamo il beneficio del dubbio. Forse sì. Comunque queste sfide, capite? È paranormale, sì. Tanti fatti racconto, una cilla, chi la notte senza un dubbio. Ma secondo te sono cose vero? Ci credi tu? Ci credi? O sono... Io credo che noi... Credo che noi, ognuno di noi ha bisogno anche di credere in qualcosa, e noi andiamo pure a capire che se si crede in Dio c'è il bene e il male, quindi se noi pensiamo che c'è Dio, perché non dovrebbe esserci anche il male? Questo dico io. Ovviamente plausibile come ragionamento. È un ragionamento, sì, penso, di tutta logica, perché non è che noi sappiamo, si chi... Hai capito? Sì, sì. Cioè questo è fondamentalmente. Poi ti volevo chiedere la cosa... che tu in una donna trovi più attrae, cioè la cosa che ti attrae più in una donna. Io pensavo da tanti anni, indipendentemente, no, no, dai, quello che mi ha colpito della persona con cui ora condivido questo percorso, cioè da tanti anni ormai, non è un percorso, perché ci vogliamo bene come il primo giorno da sempre, ci amiamo come il primo giorno da sempre, quello che... No, ma la mia domanda la era sincerità, ma la mia domanda era, no, era un'altra, che non riguarda l'amore, non riguarda allora semplice proprio l'attrazione fisica, puramente l'attrazione, una mera attrazione fisica. Ah, nelle donne cosa guardo? Sì, nelle donne, allora, anche per dire una donna in televisione, Belen Rodriguez, per creare, diciamo, un obiettivo astratto. E vabbè, no, ma sì, ma vai giù, c'è passa la bella vagliotto, qua sono altri lati, ci vuoi guardare il sedere. Cioè, è legittimo, ci sta, ci sta. Ti volevo chiedere, ti piacciono gli animali? Sì. Abbiamo visto infatti che hai un bidone, ma hai altri animali oltre al bidone? Tanti animali in circa. Cioè, ad esempio, c'è che animale ti faccio sentire? Venga, uno si chiama Giovanni, un altro si chiama Pascal, un altro si chiama Nicola. No, vabbè, comunque... No, vabbè, c'è la mia fidanzata, comunque c'ha i cani, i gatti, c'è tanto animale. Ma ce li ha lei o ce li ha? No, ce li ha proprio lei. No, io ho soltanto il mio cucciolo, che è il pitone. Il pitone. Il pitone reale di un anno e quattro mesi. Quindi colgo che non sei un amante degli animali in generale. No, no, a me piacciono gli animali, la verità, perché... Però sa, dovrei avere un amico. No, vabbè, non ce l'ho in casa, perché non li avrei mai in l'appartamento. Io vivo comunque in un appartamento. Cioè lei invece, vivendo più verso la periferia, quindi con una casa, un giardino all'aperto, quindi diciamo lei può avere, che ne sa, la possibilità di tenere più cani, ho capito. Bravissimo. Più animali, cioè comunque quando vado con i cani sono come se fossero i miei. Sì, sì, ho capito. E non solo la mia passione, per ora mi sono preso dopo tanti anni questo serpente, che cioè, ne avevo in testa già da tanto tempo. Ho potuto realizzare questa situazione, l'ho fatta. Come ti è venuta l'idea di prendere il serpente? È perché, a discapito di quello che possono dire, i serpenti sono animali pulitissimi, cioè non, a differenza di cani che già non perdono peli, non devi starci dietro, non è un animale che si ciba quotidianamente, cioè non mangia tutti i giorni. Ogni quando mangia un bidone? Ogni settimana, poi man mano che cresce lo porti a 15 giorni, cioè non mangia sempre regolare, capito? Un metabolismo lento. Molto lento, perché a differenza del cane che esce, corre, zomba, face, che alla fine mangia, si faccia un paio di giri, lo metti in una tana. E là un animale piace stare nascosto, che lui quando si muove soltanto perché quando deve cacciare, quando ha fame. Si muove soltanto per una cosa specifica. Preda, quando deve mangiare oppure quando cosa, deve defecare. Cosa gli dà? Cosa la gli loro dieta sono i topini congelati, capite? Cioè, sì, cose quindi c'è una preda sì, già morta. Dipendono proprio, sì, dipendono proprio. Già ci sono sia i conigli, ci sono i ratti più grandi, ci sono i topini bianchi. Ci sono... Ne hai mai dato uno vivo? Questa è una domanda che non può avere risposta. Perché? Non può avere risposta. Non si può fare. Diciamo che è contro natura. Cioè, no, contro natura, è contro magari la nostra società civile. Non è etico.
forse etico, sì. Non lo trovi etico, sono d'accordo. Passiamo a tutt'altro argomento. Che musica ascolti? Io sono un vecchio amante della dance anni 90 e tutto ciò che la musica italiana ci ha regalato dagli anni 70, 80 e 90. Ci ha messo dunzi musica tecna, sì, a me mi piace. Perché quando andavo a ballare non faceva niente. E mi divertivo, mi sballava la musica. Allora, forza ragazzi, ho da cadà, i passetti, quando ero sotto in ciossa, si ballava sotto da cadà. Gigi D'Agostino, là, che faceva D'Agostino, veramente. Ma si ballava un coppo da cadà sotto, facevo male. No, no, ci mettiamo da sotto, e rimane sotto, che le dica su, i casuno classificati, ricordiamo che i casuno classificati. A zambare elefanti, zip. A dog, sa vecchia dog, se vuoi giusto, per accattato una nuova, i casuno classificati. Quindi tu ascolti solo musica commerciale anni 90? Tutto, sì, va bene. Stanno, vabbè, ci sono anche artisti di oggi che mi piacciono. Ad esempio? Esempio uno che mi piace veramente, che lo ascolto con piacere, la verità, che anche comunque... giovane, non è proprio, sono, come ti devo dire, sono degli artisti che si vanno a richiamare un po' anche il passato, cioè, secondo te? Sì, sei stato troppo vago per fare ipotesi, sinceramente... è uno che ascolta anni 90, 78, che se può sentire? È i giorni d'oggi, è i giorni nostri. Vasco Rossi, non lo so. È Vasco Rossi, ma è una vita che non fa più canzone. Effettivamente, no, ultimamente mi sembra l'anno scorso che ha cacciato fuori una, cacciato un singolo, se non mi sbaglio. Non tengo idea, dammi un altro indizio, magari posso tentare, perché sennò sinceramente vuoto totale. Vabbè, mi piacciono un po' questi artisti, non sono, però già un Rocco Hunt da rapper è diventato già molto, sicuramente molto più commerciale, perché a quei livelli dici porta. Però ogni estate caccia sì il canzone, ma io che faccio pure perché le vanno a me. A me fanno variare le canzone. Cioè, quando metti in macchina, ma lo sorriso si arriva a coppa, ma dov'è? Sono orecchiabili, magari diciamo, sono canzoni leggere, sono frivole. Molto volentieri. Magari sono canzoni non tanto impegnate, però comunque sono canzoni divertenti, la musica orecchiabili, più, comunque hanno un bel ritmo, molto, si lasciano molto, ascoltare. Molto, molto belli, in estate mette allegria, capito? Cioè, fanno sabore, fanno variare. Che sono Romeo Cardellicchi, il chiave suoi, il chiave della casa suoi, era primo cimitero, e che tenevo paspartout. ma tu suoni qualche strumento, no? Non mi sembra che ti avessi mai visto suonare. Hai mai perso qualcuno di importante? Ognuno di noi l'ha perso nella vita. Partire già da familiari che possono essere anche semplicemente conoscenti, dove ogni tanto, qualche volta, tu ci scambiavi comunque. Perché ti ci vedevi variamente. Però che la persona magari è venuta a mancare di mano. Che pure quell'attimo, quella mezz'ora, quell'oretta che ci passavi insieme, cioè tu ce la passavi con tanto piacere, capito? E quindi ti è dispiaciuto. Poi anche pure a livello di squadra, di calcio balillo, quando c'è insomma, un componente della squadra. Un componente che ci ha portato a vincere, no, questa, la penultima Salerno League, che è l'amico Vittorio Mercatante di Bellizzi, che ha giocato con noi, un bravissimo ragazzo. Un amico anche, ragazzo veramente di cuore, bravo, bravo. Ma purtroppo si sa che lui va da te, da chiamare sempre gli angeli più belli. Poi tanti altri amici pure. Cioè. Purtroppo in questi casi, quando succede... quando sono giovani, una vita davanti... Specialmente nei casi in cui se ne vanno persone giovani, come è capitato anche in questi giorni, sì. Non ne vorrei parlare, però ultimamente veramente... non vorrei abbassare l'umore della live, quindi cambiamo discorso e passiamo alla prossima domanda. Secondo te donne e uomini sono uguali? Penso proprio sì.
Vabbè. Ma uguali nel senso che? Di come... Non lo so, nel senso che vuoi... Fisicamente no. Anatomicamente. Ovviamente, come no. ovvio che no. Però a livello di resto ormai sì, c'è vaglio, c'è vallamicana. Siamo uguali, diritti e doveri. Ah, per quanto ditemi riguarda il diciamo... canus è proprio il numero per il freccetto. Si teneva 30 anni, mancando. Mi soffre. Sappiamo, è un uomo dalle mille risorse, sa giocare anche il freccetto, giustamente, dice che... Sì, sicuramente, ma tutto può essere, normale. Ciao Emanuele, salutiamo anche Emanuele, un bacione. Ciao, qualche volta l'hai sfidato Mimì a freccette? Qualcosa ci siamo fatti la partita. Ma gioca bene anche Mimì a freccette? Ma Mimì gioca bene a tutto, non ci voglio qualche altro, non ci voglio qualche freccetto, non ci voglio qualche calcio a balì, ci voglio qualche... Mimì, ma come dobbiamo fare con te? Ma tu sai giocare tutti i giochi, sai tutto, hai sempre ragione. Il re dei circoli, ma chi... il decano dei circoli. Il decano dei circoli di Battipaglia, soprattutto sa tenere sempre ragione, sa giocare tutti i giochi, brava a calcetto, brava a ping pong, brava tutto, a tutto, brava. Tutto. Sa fare anche il prestigio, qualche gioco di prestigio. Sì, ed è molto brava. Attenzione alla super cazzola, ragazzi. Attenzione, cioè quando dice venuto kill che devo trovare. È uno dei cavalli di battaglia. Non è da mai dice chi. Ultimamente mi ha fatto due volte in mezzo. Perché se io sono a pezzini. È uno dei cavalli di battaglia. E lo slash. Cioè, ma mica tu hai trovato kill. Vai. È così. Comunque passiamo avanti, salutiamo ancora il caro Mimì, vi ricordo Mimì. Settimana prossima sarà qui con noi, cioè, già sto facendo una panzina sata. Allora passiamo alla prossima domanda, sei religioso? Credo ma non pratico. Nel senso? Sono credente ma non praticante. Cioè come? Passa una zacchia, ho capito, una croce. Non sono di quelli in... Ma perché? Ma per noia o perché non associ? No, io penso che uno deve credere dentro se stesso, cioè se io devo dedicare 5 minuti di cura celeste e li dedico nella mia interiorità, nella mia persona, perché ognuno di noi pensa in un momento di sconforto. Però non sono il tipo di andare in chiesa, tra virgolette, no? E non è che dica a chi le cace va, non c'è, cioè, per carità, io pure sono credente, sono cattolico. Mi sembra ragionevole comunque. Ti volevo chiedere, poi abbiamo quasi finito, mi sa che non è nulla, penultima domanda, la cosa peggiore che hai fatto da bambino? Ho fatto tante. Avvicina il microfono al ragone. Alza un poco la voce, forse qualche volta non si sente. Mi sentite? Pronto? 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 Sì, si sente. Si sente, mo. Sì, ok. Ce ne accorgiamo dalla... No, da piccolo, bene, ci combinate tanto. Una volta con un carissimo amico Salvatore ce ne andammo. Ce ne andammo Salvatore De Felice sta a Milano fa il pizzaiolo, ce ne andammo comunque riuscimmo a prendere un pullman per andare a Salerno, e senza, ovviamente all'epoca non esistevano telefonini, non esisteva niente, e comunque essendo piccoli riuscimmo ad andare a Salerno e a ritornare dal pomeriggio, tutti ci andavano cercando, e mi ricordo che presi un bel paliadone prima da dei vicini di casa quando mi videro. E poi in casa non tu dico proprio, cioè comunque così va. Quando ammazzate capì che la sera, mamma mia, per una cammanata, per Salvatore, ci vende la brillante idea, forse dovrebbero due anni, non lo so, di andare a Salerno con un pullman, cioè proprio da piccoli, eravamo piccolissimi, e ritornammo a casa comunque sempre con il pullman, e ci trovavamo in una festiva, chi si buscava a destra e a sinistra, non si capette niente. Sì, non si capette niente, perché non potevano rintracciarci. E stavano in pensiero, e quando si mamma mia, mi ricordo che la barra della risotta, tutto contento, che mi da fare la cammanata, sa? Mille lì in casa, mille scende lì. Cioè, bella, una bella passeggiata di un'amica, ma se non sai perché andiamo a stare, e al ritorno le prendemmo di tutte
di tutte le maniere, cioè mi ricordo pure i vicini di casa. Ma se mamma in modalità Jean-Claude Van Damme. Mamma mia, quanta pacca! Che le cose quando va a mare che va a cucchiarelli, io scendo dall'acqua, poi che la. Cioè, che si cose qua, capito? Cioè, proprio, però fu una festa proprio di quella. La festa dei pacca. Sì, 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 questo mi è rimasto impresso. Che poi. Dici? Ma dici, no, no, che se una cosa mi è rimasta proprio impressa, la verità proprio. Poi mi ricordo un altro evento pure, era bello quando trovarono la bomba della seconda guerra mondiale nel fiume Tusciano all'altezza di Via Domodossola, però la villa di Via Domodossola. E mi ricordo che noi a piccoli scenari venendo il fiume, venendo la villetta, andavamo a recuperare i palloni di calcio che perdevamo dalla villetta. Chissà quante volte ci passate. Noi ci sono mamma in coppa, capite? Che le nate come rimane, perché poi andammo fuori comunque con la colonia estiva. E mi ricordo che mamma mi chiamato, padre, ma tanto che abbatti vai in epoca perché quella cosa era una bomba, capito? Che letto a pulire gli altri. E noi per i compagni poi pensavamo, wow, quante volte ci ha mio tongo? Che c'è paganziata. Cioè, che cosa? A cosa siamo scampati? Che tu ci pensi, sono fatti che rimangono poi nella memoria, e che un po' tante altre, mamma mia. E questo allora, Ti volevo fare l'ultima domanda. Poi possiamo salutare, abbiamo finito. Se dovessi vincere 50 milioni di euro, siccome si supera la lotta il 13, la schedina, ma non lo so come funziona. Comunque per un motivo o per un altro, vinci 50 milioni domani, 50 milioni di euro. Che fai? Moro, ma non infatti. No, vabbè, sicuramente. Ma una conversazione. No, ma ci distracco. Sì, quando se live va a sera parliamo, che si così ci non li ascolto. Vabbè, tanto abbiamo quasi finito, ma salutiamo, dopo facciamo tutti i ragionamenti. Quando sono in live voi, io dopo ci distraiamo. E capite che? Perché? Ma stanno qualcuno, Variando, vabbè, che ma quasi fanno. Vabbè, comunque, sicuramente sistemerei tanti amici, ma soprattutto tutta la famiglia, tutta la razza, la verità. Cioè, metterei tutti quanti a posto, perché tanto sono talmente tanti. Si parla amici, 50 milioni di euro, penso che. Ne metti una voglia. Ci spropositata. Poi può scrivere, vabbè, tanti amici comunque, ma soprattutto tanti amici che mi hanno fatto campare, tutti stanno sommerre da un regalo. Noi ho giusto la vita, ma gli faccio passare una splendida settimana. Molto intellettuale, sicuramente. E poi non mi vedete più, gli voglio bene, cioè, me la va. Ragazzi, dopo i buoni propositi di Enrico riguardo alla sua vincita di 50 milioni eventuale, è prossima? Prossima, speriamo. Io comincio a mettere la musica che riconoscerete sicuramente. Siamo, come avrete capito, siamo a tutto quanto, Gino, a tutto quanto. I nipotini, sì, tutti. A tutto quanto, a razza, tutto quanto, pure chi la Cassano Giappone, tutti. Comunque, come avrete capito, ragazzi, dalla musica siamo ai saluti. Oggi è stata una live molto interessante. Con Enrico abbiamo parlato, come dicevo poco fa, del calcio balilla, delle freccette, diciamo della sua squadra, della federazione alla quale partecipa e tante altre cose. Anche grazie alle domande che facciamo finali, ci siamo anche dilettati con un po' di argomenti generali. Ragazzi, io vi do appuntamento a questa sera, come al solito, con la live del gaming dei ragazzi, sicuramente dei Choc, poi forse ci sarà anche Nino, qualcun altro, poi ci vedremo stasera e vedremo come organizzarla, perché voi sapete che noi siamo pazzi, per niente succede qualcosa di imprevisto. Allora, rinnovo il saluto e l'appuntamento a stasera, vi ricordo domani non ci sarà la live pomeridiana, l'appuntamento a martedì. Martedì ci sarà un mio caro amico, ci sarà ospite in collegamento da Watford in Inghilterra, il mio caro amico Jax Sirchio. Poi approfondiremo meglio di chi sto parlando, molti di voi già lo conoscono e lo conosceremo meglio in live martedì sera qui su Rione. Allora ragazzi, appuntamento a stasera per la live di gaming. Salutiamo ancora e ringraziamo il caro presidente della squadra Calcio Balilla, Battipaglia Calcio Balilla 2015, il caro Enrico Ragone. Lo ringraziamo per averci onorato con la sua presenza e lo rinvidiamo magari anche in un futuro a parlare, che ne so, magari anche delle freccette o di qualsiasi altra cosa che vogliamo parlare. Ma ancora
Dici, vuoi dare un saluto anche tu, salutare qualcuno in particolare? Beh, saluto i ragazzi che ci hanno seguito, sì, sicuramente tutti quelli che ci conoscono, perché penso che conosciamo entrambi le stesse persone. Più o meno, sì. Battivaglia è un grande paese. Esatto. È un grande paese. Una grande, vabbè, un saluto una a tutti. Città, deve essere una grande città. Una grande. Vabbè, io parlo a livello nostro, che ci conosciamo tutti quanti, siamo come un paese, perché ci conosciamo davvero tutti, tutti, la persona fino a Isoluna, tutti ci conosciamo, però siamo una grande città e dobbiamo diventare una grande città, dobbiamo diventarla ancora più grande. Sim forte, voglio sim ecco, forte, sim forte, ci mangiamo veramente. Un bacio, ragazzi. Ciao belli. Ciao.